Ciao a tutti e benvenuti. Questa è la lettura per il segno del Sagittario. È una lettura senza tempo, quindi il momento in cui vedrete questo video sarà il momento probabilmente giusto per voi per ricevere il messaggio che contiene. Se sentite il bisogno di ricevere un altro messaggio o di integrare quello che è contenuto in questa lettura, vi invito ad andare a vedere il vostro ascendente o un segno predominante nel vostro tema natale. Mi chiamo Lisa, mi occupo di crescita personale, crescita spirituale e per questo motivo queste letture non sono divinatorie, ma hanno lo scopo di darvi uno strumento che può aiutarvi magari in questo momento della vostra vita. Vi invito, se vi piace la lettura, a iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanellina. In questo modo sarete aggiornati tutte le volte che esce una lettura nuova. Wow, nel frattempo stanno uscendo le vostre carte e devo dire che c'è un buon quantitativo di energia, nel senso che per ora abbiamo due arcani maggiori sul tavolo, tra l'altro belli potenti. Ok, andiamo a vedere che cosa si sta muovendo o quali sono appunto gli spunti da portare a casa. L'energia che rappresenta questa lettura e che quindi probabilmente, ma sicuramente perché ce l'abbiamo tutti questa energia dentro, avete dentro di voi, ma che avete la possibilità di contattare in questo periodo, quindi di sfruttare il vostro vantaggio, è quello del mago. È un'energia meravigliosa, è l'energia della manifestazione. Quindi molto attenti in questo periodo della vostra vita a che cosa pensate e a quali emozioni provate nel pensarlo. Noi manifestiamo quello che siamo. Se noi siamo amore, manifestiamo amore. Se noi siamo paura, manifestiamo paura. Quindi è un po' anche, dico spesso quando vedo questa carta, state attenti a quello che desiderate, perché si avvera. E non è solo quello che desideriamo inteso come mi piacerebbe tanto questa cosa qua, ma è proprio quello che mettiamo nell'universo. I messaggi che noi mandiamo all'universo anche e soprattutto inconsapevolmente. Se mentalmente io voglio diventare ricca, ma dentro di me sento di non essere abbastanza, sento di non meritarmi, quei soldi non arriveranno o non sarò capace di gestirli se arriveranno, li perderò. Quindi è importantissimo fare un bel lavoro su di voi, un lavoro profondo per allineare i vostri desideri coscienti con i vostri pensieri, le vostre credenze interiori, del subconscio, dell'inconscio. E c'è il potenziale proprio di fare questo, nel senso che nel momento in cui lavorate, magari scegliete di lavorare con la meditazione, o con qualcuno che vi faccia fare un percorso di questo tipo, vedrete che nella vostra vita, mano a mano, cominciano a cambiare le cose e cominciano a manifestarsi quello che voi effettivamente desiderate a tutti i livelli. Le nostre emozioni, e qui vi suggerisco, se siete interessati, ad andare a scoprire il dottor Joe Dispenza. Lui è molto in gamba, parla di meditazione, parla di neuroscienze e di fisica quantistica, quindi mette insieme questi concetti e spiega molto bene come i nostri pensieri, ma soprattutto le nostre emozioni, creano la nostra realtà. L'intento di ottenere qualcosa ci fa, diciamo, muovere in quella direzione, ma le nostre emozioni rispetto a quel qualcosa, quindi ripeto l'esempio di prima, voglio l'abbondanza. Dentro di me, quando penso all'abbondanza, si sprigiona, sì, che meraviglia, evviva, perfetto. Attiriamo, qual è il magnete? Attiriamo dall'universo l'abbondanza. Se dentro di noi, e ripeto, anche a livello inconsapevole, quindi magari non lo provate, si attiva la paura. Paura di non essere abbastanza, paura di non riuscire a gestire i soldi, paura del se ho i soldi, la gente verrà da me soltanto perché hanno degli interessi. Ci sono un sacco di pensieri limitanti. Quello è quello che attirerete, ok? Quindi le emozioni attirano noi qualcosa. Il nostro intento ci manda in quella direzione, ma le nostre emozioni sono il magnete. Quindi attenzione al tipo di magnete che siete in questo momento. La cosa da imparare è anche qui un bellissimo arcano maggiore che è il sole. Il sole che purtroppo per i suoi colori, faccio fatica a farvi vedere con questo video, ci sono due fanciulli che si tengono per mano, hanno una catena al collo che è stata spezzata. È meravigliosa questa immagine e ci sono tutti i segni zodiacali al centro. È un'immagine di chiarezza, ups, è un'immagine di luce.
Avete bisogno di vedere chiaramente, ma vedere chiaramente quali sono persone e situazioni che vi sostengono, quindi la mano che viene tenuta, e quali invece sono situazioni e persone che in qualche modo vi incatenano e le catene vanno spezzate. Nel mazzo tradizionale spesso si vede questa carta, c'è un bambino su questo cavallo e il cavallo ha sugli occhi un foulard che viene tolto, comunque del tessuto che viene tolto, che sta scivolando via. Sta a indicare proprio la chiarezza. Avete bisogno di far luce. È importante fare luce. E come dicevo prima, più facciamo luce su di noi, su quelli che sono i nostri pensieri più profondi, su quelle che sono le nostre paure più profonde, più effettivamente poi portiamo nella vita quello che desideriamo, perché ci allineiamo a livello mentale con quello che è il nostro subconscio. E vi sta parlando di questo, quindi ancora una volta vi invito a cominciare a fare, se non lo state già facendo, un percorso di questo tipo. Cercate qualcuno che vi aiuti, da soli è difficile. Iniziate se non avete la possibilità di affidarvi a qualcuno con dei libri. Cominciate con Joe Dispenza che vi dicevo prima, guardate i suoi video su YouTube, è fantastico, usate le sue meditazioni, se riuscite, se parlate inglese andate a cercare tutto quello che ha, se parlate in italiano, nel senso se non conoscete l'inglese, c'è anche un po' di materiale in italiano, va bene, usate quello, ok, è importante. Per quanto riguarda il messaggio da parte del mazzo con il Cavaliere di Spade, è un invitarvi ad agire una volta che le idee sono chiare. E quindi si torna a tutto quello che ho detto fino adesso. Chiarite bene le vostre idee, anche mentalmente, e con queste idee chiare avrete la possibilità di avanzare, di agire, di creare situazioni molto belle. Qui c'è questo fiore che sta crescendo, di comunicare chiaramente quelli che sono i vostri intenti, quelle che sono le vostre azioni. Quindi un'energia di movimento, di grande chiarezza che si sprigiona dopo aver fatto un po' il lavoro che viene indicato fino ad adesso, sempre come potenziale. E abbiamo un altro cavaliere che è invece il messaggio da parte dell'universo, quindi abbiamo il cavaliere di coppe. Perciò oltre che avanzare con una dimensione mentale chiara e c'è l'avanzare con le emozioni chiare e si torna a quello che ho detto prima, mente ed emozioni che collaborano. Il pensiero che collabora con tutta quella parte emotiva profonda ed è questo, l'universo vi invita a entrare in contatto con le vostre emozioni, ad agire utilizzando le vostre emozioni come spinta, come motore, oltre alla mente chiara, di creare un equilibrio aria ed acqua tra i vari elementi che vengono rappresentati qua. Di farlo anche con leggerezza, con giocosità. C'è questo gattino appeso alla scopa con cui sta volando questo ragazzo che gioca con le bolle a forma di cuore che lui sta emettendo dalla coppa. Quindi cercate anche di portare leggerezza, cercate di portare divertimento nella vostra vita, ma state molto attenti ad allineare pensieri ed emozioni. Spero che questa lettura sia utile per molti di voi. Mi raccomando, mettetemi un commento, un like, così mi fate capire. Io vi invito anche a seguire il canale Soul Healer Tarot, come spesso vi dico, e vi mando tantissima luce. Ci vediamo prossimamente con un'altra lettura.